Ciao a tutti carissimi amici e amiche, oggi voglio parlare con voi di alcuni incantesimi, scusate, mi sono confuso, no incantesimi, pozioni da fare con degli ingredienti in fondo facilissimi, reperibili in qualunque supermercato o campagna, quindi un pochettino da ovunque. Iniziamo. Li prenderò dal mio libricino che vi ho fatto vedere nel video precedente, quello dell'erboristeria. Vi voglio far vedere una pianta semplice che sia reperibile in ogni supermercato e che possa, come diciamo, aiutarvi in qualsiasi momento. Quindi l'alloro è usato come digestivo e diuretico. Praticamente per fare questa pozione o decotto sarebbe consiste nel far bollire a 40 gradi le foglie in 1 litro d'acqua per 20 minuti. Indicato come digestivo, come diuretico, sarebbe fare bollire 2 foglie di alloro fresco o essiccato per 5 minuti in acqua, in acqua. Si può aggiungere una scorza di limone. Filtrare e praticamente bere questo digestivo tiepido. Poi, passando un'altra pagina, sto cercando una facile, quindi l'aspargo, che penso si possa trovare anche al nord. Se non si può trovare, me lo potete anche scrivere sotto il video. Non ho trovato questo tipo di pianta, non l'ho potuto fare, e vi do altri consigli. Allora, l'aspargo, prima di tutto, è un diuretico e sedativo del cuore contro l'obesità. Che significa? Blocca la crescita dell'obesità. Iniziamo. Decotto diuretico. Fare bollire a 40 gradi le radici in 100 ml di acqua e consumare a tazzine durante il giorno, sempre lontano dai pasti. Decotto sedativo del cuore. Fare bollire a 60 gradi, quindi una temperatura più alta. I rizomi, cioè sarebbero i fiori, in 1 litro d'acqua e consumare 3 volte al giorno. Il sapore amaro può essere corretto aggiungendo un pizzico di zucchero. Passiamo ad un'altra pianta, l'avena. L'avena è diuretico e espettorante. Quindi diuressi, fare bollire a 50 gradi i semi in 1 litro d'acqua, filtrare e consumare più volte al giorno, quindi più che si può. Dopo, catarro, per quando uno ha il muco in gola, cioè quando uno ha molto muco in gola, con questo, come nel mio caso. Fare bollire l'acqua a 20 gradi, mettere le foglie in 1 litro d'acqua, filtrare, aggiungere un cucchiaino di miele e consumare più volte al giorno. Passiamo ad un'altra pianta. Scusate. Niente, c'è una zanzara. Praticamente. Niente, praticamente.
scusate per... Niente, è successo un piccolo litigio tra me e la tandara. La camomilla, reperibile in ogni parte del mondo, quasi. Nel caso di insonnia, stress, difficoltà di gestione, per lenire i dolori mestruali, fare o un infuso, infondere un cucchiaio di fiori in 250 ml d'acqua bollente, quindi prendere i fiori della camomilla e metterli dentro questa acqua bollente. Se non avete i fiori, come ho fatto io, ho preso direttamente la camomilla, già, cioè, nelle bustine, l'ho presa e l'ho messa in acqua. Però bisogna usare tre bustine, se non quattro, dipende il motivo per cui si usa. Massimo per 5 minuti. Filtrare, consumare e consumare. E consumare. Attenzione, prolungare il tempo di infusione produce l'effetto opposto e la bevanda diviene eccitante. Quindi bisogna calcolare il tempo, cioè non andare oltre i 5 minuti, perché andando oltre i 5 minuti si potrebbe avere l'effetto contrario, cioè come eccitante. Passiamo ad un'altra pianta. Scusate per il castagno. Allora, per farlo, cioè, infuso, come astringente, astringente nel senso, l'avete capito, antidolorifico, antinfiammatorio, sedativo della tosse e antinsettico, ecco, contro gli insetti, quindi spalmare addosso quando ci sono le zanzare o altri insetti. Preparare un infuso con 20 grammi di foglie e 100 ml di acqua e consumare 2-3 tazze al giorno. Come antinfiammatorio emolliente per la lombaggine, fare bollire a 50 gradi la corteccia in 500 ml di acqua e praticare impacchi caldi nella parte interessata del corpo, quindi può essere la spalla, può essere la testa, può essere qualsiasi parte del corpo. E poi c'è per le pelli arrossate e fragili, quindi anche quella per i bambini. Cioè, preparare un decotto con 60 gradi di, cioè con 60 grammi di corteccia, scusatemi, fresca in 100 ml d'acqua e praticare lavaggi e applicazioni con compresse imbevute. Qua c'è la foto. Scusate, quelle non ve le ho fatte vedere, ora ve le faccio rivedere. Scusate. Continuiamo. Ecco, l'edera. Allora, praticamente, raramente usato dietro prescrizione medica. Attenzione, si consiglia l'uso dei frutti per via interna, in quanto hanno effetto tossico che si manifestano con nausea, vomito, depressione del sistema nervoso. Quindi, no, niente, scusate, mi sono sbagliato, ho sbagliato pagina, scusate ancora per i miei errori. Grazie.
Scusate. Sì, il finocchio selvatico penso che sia reperibile in campagna. Quindi, se avete una campagna, andate in campagna e si troverà sicuramente. Allora, crampi intestinali, diuresi, digestivo, galactogen. Non ho capito bene cosa. Comunque, per i crampi intestinali, preparare un decotto con 50 g di semi di finocchio ed 1 litro d'acqua e consumarlo caldo a tazze più volte al giorno. Diuresi, preparare il decotto con 40 gradi, con 40 grammi di radice in 100 ml d'acqua e consumare 3 tazze al giorno. Digestivo, preparare un influsso, scusate, non mi viene, un influsso con 60 gradi di semi di finocchio e 100 ml di acqua e bere una tazza prima dei pasti. Quindi, prima di pranzo, prima se hai fatto lo spuntino pomeridiano, cioè prima di ogni passo che dovete fare. Ma c'è scritto anche di non prenderlo mai, sempre, cioè aspettare qualche oretta prima di riprenderlo dopo un pasto. Galattogenia, cosa del genere, preparare una tisana con 30 gradi di se con 30 grammi di semi, scusa, mi confondo sempre con i gradi. 30 grammi di semi di finocchio, 70 grammi di sommità di Galega officinalis da acquistare in erboristeria, lasciando in infusione per 15 minuti in 200 ml d'acqua bollente, filtrare ed assumere nel corso della giornata fino alla fine dell'allattamento. Niente, spero che questi consigli possano essere stati utili. E basta. Volevo far vedere le foto, la camomilla. La loro. Come si chiamano poi? Ecco, l'asparago. Ma questi qua forse sono più familiari. L'avena. E basta. Spero che vi sia piaciuto questo video, mettete un mi piace sulla mia pagina. Ciao, a presto!